Senti, c'è un ribaltone lì. Sì, un ribaltone. Entra la Lega, è il Comune di Firenze. Cioè, buonasera. Colleghi, potete inserire il badge per cortesia chi è in aula? Se io ti dico sì, non mi importa, tanto sono scritti quasi tutti, dopo si devo controllare. Sì, ma sono quasi tutti scritti, sono letti tutti, ovviamente se non ne apre qualcuno ora, se non ne apre qualcuno ora. Possiamo fare l'appello per cortesia? Agostini, Alessandri, Amato, Amunni, Balata, Barbaro, Baruzzi, Bianchi, Bosi, Bossi, Caffaz, Carrai, Cellai, Checcucci, Cruccolini, De Zordo, Liao, Di Giorgi, Domenici, Donzelli, Falciani, Formigli, Fusi, Giocoli, Imperlati, Livi, Malavolti, Marzullo, Matteuzzi,
Meucci, Morrocchi, Nardella, Nocentini, Perini, Pettini, Pieri Leonardo, Pieri Massimo, Razzanelli, Ricca, Ricci, Rotondaro, Sarra, Soldani, Stella, Toccafondi, Valentino, Varrasi. Ventisette presenti, la seduta è valida. Nominiamo gli scrutatori. Jacopo Cellai, Marzullo, Fusi. Allora, Cellai, Fusi, Marzullo, scrutatori. Vi sottoponiamo il verbale. Allora, sostituisce Marzullo Leonardo Pieri. Vi sottoponiamo il verbale del 23 maggio. Ci sono osservazioni? Non ci sono osservazioni, andiamo per approvato. Come sempre vi chiedo la massima collaborazione nel rispetto dei tempi per quanto riguarda gli interventi. Abbiamo anche oggi molti argomenti e atti all'ordine del giorno. Iniziamo la seduta di oggi con la comunicazione del sindaco. A lei la parola. A norma dell'articolo 31 dello statuto do comunicazione formale al Consiglio Comunale che nel giorno 23 settembre ultimo scorso mi sono pervenute le dimissioni dell'assessore Giovanni Gozzini, che mi ha riconsegnato le deleghe che avevo a lui attribuito il giorno 16 gennaio 2007 e conseguentemente io ho accettato le dimissioni, ho accolto le sue deleghe che successivamente ho attribuito il giorno 24 settembre all'assessore Eugenio Gianni. Le motivazioni delle dimissioni dell'assessore Gozzini sono pubbliche, riportate in una lettera che è già stata ampiamente pubblicizzata attraverso gli organi di informazione, ma che comunque è a disposizione dei consiglieri comunali. Grazie. Come previsto nella conferenza Capigruppo, un intervento per ogni gruppo consigliare per 5 minuti. Chi chiede di intervenire? Capogruppo di Forza Italia, Bianca Maria Giocoli. Grazie Presidente. Salutiamo un altro assessore alla cultura che se ne va, senza lasciare traccia alcuna nella vita cittadina. E per la stima che abbiamo personale facciamo gli auguri al nuovo Eugenio Gianni, che meno snob e sicuramente più amante della sua città affronta con sincero entusiasmo questa avventura, anche se di pochi mesi. Tornando a Gozzini, suicidio politico o no? E se suicidio, preterintenzionale o premeditato? A questo punto, francamente, l'argomento ci appassiona poco o nulla. Quello che invece ci interessa e molto è chiosare per l'ennesima volta un fallimento di questa amministrazione Domenici Bis.
La maledizione di Montezuma, che colpisce tutti coloro che si avvicinano alla poltrona della cultura, ormai è un dato di fatto. Vuoi per le personalità non certo di primo piano che per ora si sono avvicendate, vuoi anche per gli scarsi capitoli di bilancio assegnati in una città che dovrebbe vivere di cultura, che vanno a far pari con le scarse idee degli assessori. Non ricordiamo un solo evento di livello e risonanza internazionale negli ultimi 10 anni. Nonostante ciò, e anzi, proprio per questo, dobbiamo però essere lieti. Finalmente siamo arrivati al punto di non ritorno, al tramonto del Domenici Bis, il sindaco che non c'è, ma che in cuor suo pensa di lasciare un'eredità così importante ai suoi successori, tanto da voler decidere addirittura lui, come un sovrano d'altri tempi, chi è degno di succedergli, vedi caso Renzi. Un consiglio comunale che vivacchia da tempo, senza affrontare temi importanti sul ring, nonostante il sindaco pugile, per paura di perdere KO. Delibere annunciate e strombazzate in tutta Italia, come quella sul gestore dell'acqua, che da novembre di un anno fa attende di essere votata, sperando sempre che nel frattempo qualcuno si converta sulla via di Damasco. Piani urbanistici che a seconda dei desiderata vengono orientati come girasoli in un prato. Risse verbali da comari, ultima quella tra il vice sindaco Matulli e la provincia, stessa maggioranza, stessi tragici risultati sull'ATAF. Un partito di maggioranza che sforna candidati alle primarie a getto continuo, come Sfilatini e Panini, prendendo a prestito anche parlamentari eletti nelle Marche. Perché poi sarà andato nelle Marche una persona che si candida a essere sindaco di Firenze. Segnale di grande democrazia? No. Solo guerra tra bande, in un tutti contro tutti, alla faccia degli interessi di una città già asfittica che, come una vecchia signora, vive dei ricordi del bel tempo che fu. Questa amministrazione ogni giorno che passa è sempre più in stato di avanzata decomposizione, per la quale, più che un bollettino medico, come avevo annunciato qualche mese fa, è ormai necessaria la presenza di un medico legale che ne constati l'avvenuto decesso. Sindaco, assessori e consiglieri di questa pseudo maggioranza mi ricordano il famoso video di Michael Jackson, Thriller, quello con gli zombie che ballano, ma qui francamente c'è poco da ballare. La parola ora alla consigliera Anna Soldani, capogruppo di Sinistra Democratica. Sì, grazie Presidente. Il mio gruppo Sinistra Democratica, nel ringraziare l'assessore Giovanni Gozzini per il lavoro svolto, si congratula con l'assessore allo sport Eugenio Giani per il nuovo prestigioso incarico che gli è stato conferito, con le deleghe alla cultura, e gli formula i migliori auguri di buon lavoro. Un lavoro che siamo sicuri sarà proficuo per la città di Firenze. Gli rivolgo anche in questo senso una battuta. Anche per gli antichi romani era estremamente importante che ci fosse mens sana in corpore sano. La parola al capogruppo di Alleanza Nazionale, Riccardo Sarra. Presidente, signor Sindaco, colleghi, le dimissioni, quelle dell'assessore Gozzini, sono dimissioni non normali, sono dimissioni che seguono, diciamo, delle esternazioni estremamente gravi, estremamente poste in maniera anche un po' sguaiata, a prescindere dai contenuti di quello che ha detto l'assessore Gozzini. Detto questo, visto che l'assessore Gozzini era uomo scelto dal sindaco, uomo di fiducia del sindaco, componente di questa giunta, forse, visto la maniera e i modi, le cause che hanno appunto determinato queste dimissioni, forse, perché poi il sindaco è libero di fare quello che vuole, non ci mancherebbe altro, avrebbero meritato qualche parola in più da parte del sindaco. Il sindaco ha ritenuto di non pronunciarci, salvo comunicarci quello che lui aveva il dovere di fare, perché questo è previsto, ma senza commentare,
senza commentare in alcun modo. Mi sembra che la cosa sia abbastanza grave. Abbastanza grave perché questo Consiglio, per il rispetto che si deve a questo Consiglio, ha diritto di conoscere, un diritto politico, non un diritto, diciamo, formale, ha diritto di conoscere quello che è il pensiero del sindaco sui suoi collaboratori, quello che sono le motivazioni precise del sindaco sugli atteggiamenti dei suoi collaboratori. Altrimenti dico, diventa una dittatura del sindaco, e beh, noi sinceramente non ci piace, che a noi non piace. Dominici come Putin? Non so, forse Dominici spererà di arrivare al posto di Putin, forse, ma non lo so. Dunque, io ritengo anche perché le dimissioni dell'assessore, per qualsiasi motivo siano date, sono chiaramente una manifestazione di forti dissensi, forte mancanza di controllo sulla Giunta e di coesione della Giunta, che risulta ancora una volta incapace di trovare pur minimo, diciamo, motivo di coesione nella capacità di governo, e questo è estremamente grave e preoccupante, diciamo, per la gestione di questa città, anche se ormai mancano pochi mesi alla fine di questo governo. E poi perché, io mi permetto di dirlo, perché mi sembra dovere si debba dire, visto che il problema in ballo è così importante, anche perché le dimissioni dell'assessore Gozzini non sono dimissioni arrivate per un motivo qualsiasi, arrivate così a caso, perché ha leticato magari con un altro assessore o con il sindaco stesso. Solo perché l'assessore Gozzini ha esternato in modo anche molto pesante sue personali considerazioni e pareri su un problema che interessa in modo pesante, in modo, diciamo, determinante la città stessa, tutti i fiorentini. Esistono due problemi, il problema della dimissione dell'assessore, ma esiste su tutti e due incentrati sul problema dello Stato di Firenze. E perché non accernarne nemmeno? Mi sembra, visto che se ne è parlato tanto sui giornali, visto che Della Valle, il Presidente Della Valle ha ritenuto di riunire anche i politici per comunicare la sua proposta, perché non parlarne, visto che, ripeto, le dimissioni dell'assessore sono a questo legate? Il problema della posizione dell'Alleanza Nazionale è sempre stata estremamente chiara su questo punto, e io speravo che il sindaco dicesse qualcosa a questo proposito. È sempre stata estremamente chiara su questo punto. Alleanza Nazionale ha avuto un parere favorevolissimo alla ipotesi di realizzazione di un nuovo stadio. Già nel 99 nel nostro programma elettorale vi era la previsione di un nuovo stadio. Alleanza Nazionale attende che il... Lei ha un minuto ancora. Un minuto e termino. Alleanza Nazionale attende, prima di esprimere il proprio parere, di conoscere il provvedimento che il sindaco vorrà comunicare a questo Consiglio. Mi sembrava che anche per questo motivo due parole forse avrebbe potuto dirle. Non le ha dette, ma forse le dirà in seguito, nel proseguo di questa discussione. Si precisa inoltre che Alleanza Nazionale, vi ripeto, è in attesa di conoscere quali sono questi provvedimenti che il sindaco dovrà prendere, visto l'importanza per la città di questi progetti, e precisa che li ascolterà e li esaminerà con grande attenzione, pur non disponibile, ripeto, a sostenere a priori qualsiasi tipo di scelta che questa amministrazione vorrà fare. Ascoltiamo tutte le proposte degli imprenditori disposti a impegnare i propri capitali in un progetto così importante. Ascoltiamo ogni, diciamo, progetto, ma ascoltiamo soprattutto, attendiamo soprattutto che il sindaco ci si pronunci rispetto ai provvedimenti e questa giunta vorrà. La parola ora a Domenico Valentino del gruppo dei Verdi. Grazie Presidente. Signor Sindaco, prima vorrei esprimere il mio personale parere come lo avrei dato a lei da sovrintendente. Mi rammarico solamente che questa scelta dell'assessore Giani sia stata fatta alla fine del mandato. Probabilmente, visto l'attivismo dell'assessore, un assessorato alla cultura all'inizio della legislatura nelle mani dell'assessore Gianni probabilmente avrebbe dato frutti molto più importanti. Leggo adesso un attimo il pensiero del gruppo dei Verdi.
siamo lieti che il sindaco abbia immediatamente ricoperto l'assessorato alla cultura, lasciato improvvisamente vacante, dando così un segnale forte sull'importanza che riveste la cultura per una città d'arte come Firenze. Speriamo che il nuovo assessore, in questo breve scorcio di legislatura, possa prendere decisioni importanti lasciate aperte a suo tempo da Simone Silian. L'apertura del Museo Berdini, ad esempio, è una di queste. L'importante sito è da troppi anni chiuso al pubblico e finalmente l'annoso restauro dovrebbe essere stato ultimato. Nei propositi del nuovo assessore ci sono altri obiettivi, come il nuovo Museo delle Leopoldine, ma credo che questo sia molto lontano tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori. La massima stima al nuovo assessore, che se per alcune operazioni sponsorizzate e fortemente volute da lui non hanno incontrato il nostro gradimento, vedesi la conduzione del progetto del centro sportivo in via dell'Arione, per fortuna rientrato, che a nostro giudizio avrebbe distrutto una delle altre poche aree verdi nell'abitato fortemente urbanizzato e che avrebbe arrecato un grave danno paesistico alla sovrastante villa di Rusciano. Inoltre, non condividiamo la sperticata e per noi pericolosa operazione per il nuovo stadio della Fiorentina, opposto alla realizzazione del Parco di Castello, e per il nuovo Parco dello Sport del Gruppo della Valle. Avremmo preferito un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti cittadine e del Consiglio Comunale su un discorso così ampio e importantissimo per la città di Firenze. Le ultime affermazioni del sindaco sul tema ci trovano invece sulla stessa linea politica. Nonostante ciò, speriamo che il nuovo assessore abbia del concetto di cultura che hanno non solo i Verdi, ma anche tutti i cittadini di Firenze che amano come noi questa città e che questa città invece sta perdendo lentamente la propria identità culturale. Auspichiamo un più stretto rapporto fra l'assessorato alla cultura e quello alla polizia urbana, che potrei chiamare più appropriatamente al degrado urbano, al fine non solo di ottimizzare le pochissime risorse che l'amministrazione comunale destina alla cultura, ancora una volta, come avviene a livello statale, all'uno degli ultimi posti del bilancio, con ciò ridando alla città, in questi pochi mesi di fine legislatura, una seppur minima parvenza di rinascita. La cultura per noi Verdi non consiste nel sostenere o sponsorizzare il bene di pochi a scapito di molti, ma la cultura dovrebbe essere non solo un motore che guida la nostra nazione e soprattutto una città d'arte come Firenze, il vero foro all'occhiello dell'amministrazione. Lei ha un minuto. Sì, è più in grande dello Stato. La cultura deve produrre risorse. Anticamente si diceva è il petrolio del nostro paese e quindi della nostra città. E non sfruttare colonialmente le risorse che da essa provengono. Firenze deve continuare ad essere la culla del Rinascimento e sede di cultura con la C maiuscola. Firenze non una grande futura città metropolitana, ma una grande città del mondo. Assessore Gianni, l'augurio del nostro gruppo è di buon lavoro e lo rassicuriamo che il gruppo di Verdi in Palazzo Vecchio lo appoggerà lealmente ma senza sconti e vigilerà con attenzione su quanto lei si appresterà a fare per questa città ancora troppo spesso abbandonata ad ottiche di cortissimo respiro. Grazie. La parola ora al consigliere Alessandro Falciani del gruppo dei Socialisti Democratici. Vabbè. Francamente mi aspettavo molto di più da questo dibattito. È stato chiesto, non capisco nemmeno bene il perché, perché io ho sentito una serie di comunicati stampa da Sarda, da Giugoli, da Valentino. Ma perché abbiamo chiesto allora che il sindaco avesse o dovesse fare una comunicazione? Quando questa sera io sento comunicati stampa e più o meno si schierano da una parte o da un'altra. Io stimo il sindaco come pochi di voi, nel senso che lo conosco da una vita. Cosa è giusto? È la verità.
Cioè, io stimo il sindaco come pochi di voi, perché lo conosco da una vita e al di là della sua attuale carica di sindaco ho avuto modo di stimarlo anche in altre occasioni. Stasera però anche da lui mi sarei aspettato qualche parolina in più. Allora, sindaco assessore Gozzini, è un problema tra il sindaco e l'assessore Gozzini. Questo, voglio dire, non riguarda, non so se avete letto ultimamente leggi che appunto danno facoltà al sindaco di scegliersi gli assessori, danno modo di dibattere questa questione. Io ho sentito però proprio ieri sera a casa di amici, avevano un computer, dice senti, allora io ho sentito l'intervista dell'assessore Gozzini a Conterradio e devo dire, io sono libertario, come fo a dire di no, mi è rimasto un po' simpatico, nel senso, no, mi rimane simpatico nel senso che ha avuto una modalità di espressione che mi rimane simpatica, dopodiché arrestatemi, però è così. Prego? Non ho capito. A Sgarbi. Ma Sgarbi infatti si è iscritto al Partito Socialista ora, per cui cioè, nel senso che poi si aprirebbe un ragionamento molto ampio, le modalità di fare politica, come si parla, cioè noi parliamo in modo tale per cui le persone non ci capiscono, però insomma io non vorrei entrare su questo, perché devo dare atto a Gozzini, evidentemente, che ha avuto anche un coraggio di esprimere in certi modi le cose. Devo dare atto al sindaco di aver risolto la questione in modo più che civile, ma la questione, voglio dire, non è tanto Gozzini, la questione è cosa vogliamo fare di quest'area metropolitana e di questa città, poi alla fine, Eugenio, caro nuovo assessore alla cultura, con il quale Eugenio personalmente mi complimento perché sono talmente gli anni con i quali ci conosciamo e veramente sarebbe cattivo non complimentarmi. Ne sono contento e gli faccio i complimenti. Il problema è un altro. Io sono rimasto abbagliato dal ragionamento che fece il sindaco a luglio, colpito. Cioè, noi dobbiamo fare un ragionamento di area metropolitana, signor sindaco. È una roba che poi sbaglierò. Però. Allora noi dobbiamo partire da questa considerazione. Noi dobbiamo fare un ragionamento di area metropolitana, dobbiamo rimanere sull'oggetto senza altri pettegolezzi. E allora se il ragionamento è costruire, diciamo così, una pianificazione urbanistica di servizi, di mobilità, che deve riguardare indubbiamente l'area metropolitana, ora poi vedremo questa città. Lei ha un minuto. Lei chi? Da 10, 12 o più comuni, ma la considerazione più interessante da questa comunicazione che il sindaco ha fatto a luglio è quella che ormai dobbiamo avere tutti presenti, che la vecchia, come dire, ispirazione, filosofia del PIF, chi se lo ricorda, del Piano Intercomunale Fiorentino, degli anni 70, e cioè che occorre pianificare il territorio, non nell'ambito ristretto di ogni singolo comune, ma nell'ambito del territorio ha una sua stretta valenza. Bene, allora rispetto a questo, noi siamo convinti, e diciamo tre cose ai giornalisti in modo tale che poi ce le pubblico domani, a, che non è più pensabile che che lo stadio possa essere presente all'interno del campo di Marte. La parola alla consigliera Ornella De Zordo, capogruppo di Una città, un altro mondo.
Sì, io dico, devo dire che dopo l'intervento del collega Falciani nessuno può avere paura di uscire fuori tema, insomma, quindi io lo ringrazio perché è una sicurezza. Detto questo, volevo toccare un po' il contesto in cui queste dimissioni sono avvenute e lo faccio con più tranquillità. Certo è stata un'uscita inaspettata quella di Giovanni Gozzini, che molto aveva taciuto sulla situazione della cultura in questa città. Ed è stato sicuramente galvanizzato dall'idea del nuovo e prestigioso stadio lanciata da Della Valle e che ha subito appassionato tutta la città. Ha appassionato sicuramente gli abitanti di Campo di Marte, stanchi di essere sotto assedio durante le partite. Ha giustamente appassionato i tifosi della Viola, che finalmente vedono possibile realizzarsi questa speranza di avere uno stadio all'altezza di una grande squadra. Ha sicuramente appassionato, forse ancora di più, non lo so, ma certo ha appassionato i costruttori edili pronti a un business che va dai 200 ai 500 milioni di euro. Ora il sindaco Domenici si è subito dichiarato d'accordo, come sappiamo, abbiamo letto, con l'operazione, anche a costo di sacrificare un parco di 80 ettari. Allora io leggo la stampa, purtroppo non ho le sue comunicazioni dirette, mi faccia finire l'intervento, poi dirà: unica compensazione concessa da Ligresti per 1.300.000 metri cubi di cemento. Dunque, in questa ottica, prestigioso cemento anche nel parco e rivalutazione della contigua area Ligresti. E pensare che per densità di verde questa città, ce lo dice l'Istat, è sotto la media nazionale, quindi non c'è da stare tanto allegri. Ora, in tutto questo, l'assessore alla cultura fa un'uscita inaspettata e denuncia l'operazione come, cito, molto scorretta e al limite dell'illegalità. Ma il sindaco, accolte le sue dimissioni, insiste a inserire lo stadio nel piano strutturale, così ci dicono i testi che possiamo leggere, al di fuori di quanto è previsto dalla legge urbanistica, con una semplice delibera di giunta che poi dovrebbe arrivare in consiglio. Ora, a questo punto davvero non resta che aspettare gli appassionati della legalità per garantire a Firenze uno stadio nuovo e prestigioso, senza andare contro la legge, senza fare ulteriori regali agli Gresti, senza danneggiare la salute della collettività. Vedo che sto toccando dei tasti, ma insomma io ho i 5 minuti, vorrei usarli. Allora perché non lasciare il parco e costruire lo stadio nell'area destinata ad una non giustificata espansione edilizia? Che cosa ne pensa il nuovo assessore, a cui ovviamente facciamo gli auguri di buon lavoro? Lei ha un minuto. Mi scusi, La parola alla consigliera Anna Nocentini, capogruppo di Rifondazione Comunista. Sì, grazie Presidente. Ma prima di tutto gli auguri al nuovo assessore, anzi all'assessore con nuova delega. Sicuramente, per stare alle cronache dei giornali, la preoccupazione di questa somma di deleghe intorno all'assessore che più si è speso rispetto a un progetto del nuovo stadio della Fiorentina, che sicuramente nel quale crede e rispetto al quale le nostre perplessità, dubbi, preoccupazioni sono moltissime e non sto qui a elencare, perché come diceva giustamente il collega Falciani non siamo qui per fare comunicati stampa. Ebbene, in questa occasione secondo noi di Rifondazione Comunista interloquire in questa occasione su questa nuova delega che viene assegnata all'assessore. Non ritorneremo quindi neppure sull'aspetto, che non è di gossip ma politicamente rilevante, dell'uscita dell'assessore Gozzini dalla Giunta. Non è di gossip, ripeto, ma non è ragionamento da portare in questa sede, in questo momento perlomeno secondo noi. Per noi è più interessante capire, cercare di capire, dal nuovo assessore alla cultura come intende muoversi e cosa intenda fare. Secondo noi qualunque assessore alla cultura in questa città è un assessore dimezzato, perché la nascita della Fondazione per la Cultura in questa città,
verso la quale si riversa una quantità di denaro delle istituzioni, comune, regione, eccetera, che a tutt'oggi non ha movimentato tutte quelle risorse del privato nelle quali invece chi ci credeva sperava, fa dell'assessore alla cultura, secondo noi, un assessore dimezzato. Allora questa mezza delega, per quello che abbiamo letto dai giornali, ma preferiamo parlarne in questa sede istituzionale, vorremmo capire che direzione dovrà prendere. Perché sui giornali abbiamo letto del completamento del Museo Bardini, nulla questio, benissimo, ma l'interrogativo che noi ci poniamo da molti anni è: la cultura di questa città è solo la fruizione dell'esistente finalizzato a fasce assai ristrette di cittadini residenti e prevalentemente a turisti? Perché poi nei pacchetti dei turisti si sa bene che i circuiti frequentati sono debitamente selezionati in accordi con le agenzie, eccetera. Che cosa manca a questa città in maniera evidente e diffusa? Manca una cultura popolare e una cultura per i giovani. Spazi culturali per i giovani, occasioni culturali a cui possano accedere, partecipare e essere coinvolti i cittadini di Firenze. Io non nego che il restauro del Museo Bardini o d'altri interventi, il completamento di alcuni interventi o nuove, per esempio, insomma, non voglio entrare nel merito, sicuramente non un nuovo museo di arte contemporanea a Castello, non solo perché c'è già a Prato, ma perché l'arte contemporanea a Firenze è stata oggetto di una discussione in quest'aula già 15 anni fa e si è visto, nonostante l'attivismo dell'allora assessore alla cultura, come si è risolta. Ma accantonato questo ragionamento, io domando: quali sono le proposte? Lei ha un minuto. Grazie Presidente. Quali sono le prospettive? Come si pensa di rispondere a quei cittadini che in un museo ci vanno una volta e poi non ci ritornano perché gli basta, che la vogliono produrre la cultura, che vogliono essere artefici di cultura, oppure che vogliono fruire in maniera un pochino meno irreggimentata e più libera occasioni di cultura? Devo dire che tutte le iniziative, questo sì mi sia consentito in questi 15 secondi finali, che le iniziative che anche quando sono state condivisibili, quando in questa città di apertura, di fruizione nei vari livelli, nelle varie proposte, devo dire che erano molto selezionate per un pubblico comunque selezionato in base al censo, perché quando si paga un biglietto 15-20 euro o addirittura per alcune rappresentazioni 40-50 euro è un modo di fare cultura che esclude. La parola al capogruppo del Partito Democratico Alberto Formigli. Grazie Presidente, ringrazio il sindaco della comunicazione e rivolgo un ringraziamento all'ex assessore Gozzini per il lavoro che ha svolto, per il livello di sensibilità istituzionale che lo ha portato a rassegnare le dimissioni, riconoscendo di aver avuto una posizione che peraltro anche lui nella sua comunicazione scritto essere una posizione tutto personale, che lo trovava in evidente difficoltà e quindi ha rassegnato le dimissioni. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto e per l'impegno che ha profuso nello svolgimento del lavoro d'assessore. E d'altro canto do i miei auguri personali e quelli del mio gruppo all'assessore Gianni, che intraprende questo compito per questo ultimo periodo del mandato amministrativo, riconoscendo al sindaco inoltre l'attenzione riservata a ridistribuire le deleghe all'interno della giunta e a non quindi procedere in nuove nomine che probabilmente
in questo momento sarebbero state poco giustificate. Devo dire che dagli interventi del centrodestra mi nasce qualche meraviglia per il modo con cui si tenta di utilizzare qualunque questione inerente la vita amministrativa della città per trascinarla in una polemica politica che sa molto di propaganda più che di merito. Dico questo perché da un lato si è persino utilizzato il tema del livello delle personalità chiamate a svolgere questo ruolo. Trovo assai singolare per il centrodestra che si faccia questa considerazione, valutato che il ministro dei beni culturali è un certo Sandro Bondi, che l'ultima sua uscita l'ha connotato come uno che non conosce e non capisce l'arte contemporanea e che quando visita una mostra di arte contemporanea dice di far finta di capire, perché questo è quello, è il livello alto al quale siamo abituati in questo Paese, e ringrazio il centrodestra per continuare a farcelo provare questa grande capacità di interpretare questa nazione. Quindi, d'altro canto, riguardo al disfacimento politico al quale sarebbero costretti a partecipare, voglio dire, ognuno ha i suoi mezzi per esorcizzare le proprie sconfitte, ma non molto tempo fa, in occasione di elezioni che vi hanno consegnato questo Paese, probabilmente ancora non siete riusciti a capire come questa compagine di governo nel suo insieme avrebbe raggiunto circa il 60% alle elezioni, se fossero state elezioni amministrative, e vedremo alle prossime, noi non abbiamo nessun problema, vedremo se il disfacimento politico sarà quello che dite, se la ridda dei candidati del PD sarà così questione dimostrativa di una degenerazione, oppure sarà una vitalità che vi costerà anche questa volta la sconfitta elettorale. Non ci resta che aspettare. Nel merito delle questioni sollevate, non mi dilungo, noi abbiamo rispetto del Consiglio, credo che prossimamente potremo ampiamente discutere del tema di Castello, del tema delle scelte urbanistiche, e lì vedremo se davvero avete a cuore la città o qualche interesse di qualche imprenditore, o se le proposte che sapremo fare sarete capaci di valutare se sono nella stessa direzione in cui pensate si debba andare o al contrario. Delle volte non ci riuscite. La parola al consigliere Nicola Rotondaro, capogruppo dei Comunisti Italiani. Sì, grazie Presidente, io sarò brevissimo, anche perché credo che sulla vicenda Gozzini ci sia da dire poco. Anche perché io, che normalmente faccio quasi l'opposizione di maggioranza, non avrei mai osato dire quelle cose, francamente. E non le ho dette in Consiglio parlando di Castello. Per cui credo che le dimissioni siano un atto dovuto, ne prendiamo atto. Tra l'altro non è mai corso buon sangue con l'assessore Gozzini. Però voglio dire che sono contento per la nomina che ha fatto, dando le deleghe all'assessore Gianni, perché lo conosciamo da anni, sappiamo il suo impegno in questa città e sappiamo anche quanto amore ha per questa città e la conoscenza che ha di questa città, e quindi volevo fargli pubblicamente gli auguri di un buon lavoro, anche se mancano pochi mesi, ma sono sicuro che Eugenio è un gran lottatore. La parola al consigliere Razzanelli del gruppo dell'UDC. Brevemente, effettivamente l'assessorato alla cultura ha vissuto in questa legislatura una vita che definire travagliata e essere ottimisti, ma non voglio ritornare sulle polemiche anche un po' basse che ho sentito ora in questo momento, ascoltato. Credo che tutti noi abbiamo interesse Firenze e quindi è stato già detto tutto. E mi auguro che l'assessore Gianni riesca in questo scorcio a rimediare e fare un qualche cosa di positivo per quel poco tempo che ci rimane, anche se ovviamente lo spazio disponibile ormai credo che rimediare a tutto quello che è stato fatto o che non è stato fatto sia poco, però credo che ci si debba provare. La parola al sindaco. Consigliere Donzelli,
Allora, lei ha presentato un ordine del giorno, ma noi abbiamo guardato sia il regolamento che il testo unico e su una comunicazione che è considerata unilaterale del sindaco, in quanto trattasi di nomina o di revoca di delega di un assessore, quindi non è una materia di programma. Lei faceva raffronto nel parlare anche con il vicepresidente vicario di un precedente sulla fortezza dove c'era una comunicazione della Giunta, ma quello era un argomento programmatico, mentre oggi siamo di fronte ad una comunicazione, è un atto dovuto del sindaco comunicare questa variazione di Giunta, dove il Consiglio si esprime negli interventi, i comunicati stampa, ma non c'è la opportunità di presentare degli ordini del giorno. Il suo gruppo si è già espresso, lei potrà fare tutti i comunicati che vuole per esprimere la sua posizione politica. Questo è un atto unilaterale del sindaco dove il Consiglio non influisce, non interviene. La parola al sindaco. Allora, le sto dicendo che la Presidenza all'unanimità, le dà questo tipo di risposta, quindi è inutile noi interloquiamo, perché le abbiamo già risposto a una sua presentazione di ordine del giorno. Bene? Allora, noi abbiamo consultato anche il segretario generale, eccetera, quindi le dico che la Presidenza all'unanimità le dà questo tipo di risposta. La parola al sindaco. Devo cominciare il mio intervento facendo riferimento allo statuto del Comune, perché devo dire in tutta sincerità che sono un po' sorpreso della modalità di discussione e del tipo di dibattito che è venuto fuori, anche del modo in cui siamo arrivati a questo. Ho detto all'inizio, e così reca anche l'ordine del giorno, che la comunicazione avveniva sulla base dell'articolo 31 dello Statuto, sulla sostituzione dell'assessore alla cultura. Parte di questa discussione io non la ritengo legittima dal punto di vista formale, poiché si è invece svolta sulla base di una interpretazione che in questo caso non è condivisibile, non è possibile, dell'articolo 31. Dal momento che si è svolta quasi in termini di, come dice il comma 4, revoca e sostituzione. Non è un caso che l'ordine del giorno riporti soltanto sostituzione, perché non c'è stata nessuna revoca. Ci sono state, come voi stessi avete detto, le dimissioni. Quindi questo significa che io non ero tenuto a intervenire in questo dibattito motivando un qualche cosa che non è avvenuto, perché non c'è stata nessuna revoca. Ci sono state delle dimissioni, lo avete detto voi stessi intervenendo, e quindi la mia informazione in questo momento è avvenuta sulla base dell'articolo 31 relativamente alla sostituzione dell'assessore Gozzini. Però, siccome capisco che si avvicina la campagna elettorale e quindi bisogna anche pazientemente ascoltare una serie di interventi di discutibile tono e contenuto, naturalmente, essendo, anche questa è una cosa abbastanza ovvia, di solito si sa che se c'è una legge, testo unico degli enti locali e uno statuto, prevale sul regolamento, ammesso che l'interpretazione del consigliere Donzelli del regolamento sia condivisibile. Quindi se potessi intervenire senza questo intenso dibattito alle mie spalle, io ve ne sarei grato. Se poi non potete fare a meno di farlo, grazie. Stavo dicendo quindi che questo dibattito avviene sulla sostituzione e devo dire che mi sarei aspettato un dibattito diverso dal momento che tutti coloro che sono intervenuti, a parte quelli che non hanno detto nulla sulla questione, si sono espressi totalmente a favore, anche l'opposizione, opposizione di destra, della nomina, forse anche Nocentini ha detto qualcosa, no, scusi, è vero, a favore, apprezzando
e invitando al lavoro intenso e facendo auguri di buon lavoro all'assessore Gianni. Per cui mi sfugge il motivo per cui si sia aperto questo dibattito, dal momento che dovrei avere anche qualche comunicato stampa, leggo Gioccoli, l'assessore Gozzini si dimetta, altrimenti ci pensi il sindaco. È successo esattamente questo, consigliere Gioccoli, quindi non riesco, dovrebbe essere contenta oggi. L'assessore si è dimesso e c'è un nuovo assessore che lei apprezza. Quindi, tocca fondi, assessore Gozzini, se ci sei fatti sentire, via, dimettiti. Cioè, non riesco a capire quindi che tipo di dibattito abbiamo fatto anche oggi in questo Consiglio Comunale, perché abbiamo fatto un dibattito in parte su una revoca che non c'è stata e in altra parte c'è stato un dibattito che si è sviluppato a partire da cosa? A partire dal fatto che sulle dimissioni dell'assessore Gozzini nessuno ha detto niente di particolarmente eclatante, dal momento che nessuno ha detto, intervenuto dicendo no, Gozzini doveva rimanere, non mi sembra averlo sentito, e tutti si sono espressi con soddisfazione sul fatto che io ho dato le deleghe a Gianni, che peraltro in 9 anni e mezzo ho sentito dire un altro assessore alla cultura, il terzo, non è che ce ne siano stati poi una così enorme sequela. Quindi il primo invito è anche a impostare i nostri dibattiti sulla base di quelle che sono le regole che noi abbiamo e che stabiliscono appunto come si fanno i dibattiti. Quindi vi pregherei tutti quanti, uffici, presidenza del Consiglio, conferenza dei capigruppo, consiglieri comunali, di prendere atto che questo dibattito, e gli uffici, no, devo dire da questo punto di vista, hanno fatto bene il loro lavoro perché hanno scritto sostituzione, di prendere atto che non c'è un dibattito su tutto, diciamo così, il comma del 31, ma soltanto sulla sostituzione. Perfetto. Comunque non posso fare a meno, non posso esimermi dal rispondere ad alcune affermazioni e ad alcuni interventi, uno dei quali conteneva 2 falsità che, mi scuso per l'interruzione, quando sento dire delle cose che non sono vere mi viene spontaneo intervenire subito. Devo dire che per quanto riguarda Gozzini posso soltanto fare una battuta. Sicuramente Gozzini ha creato al sindaco Domenici molti meno problemi di quanti ne abbia creati, per esempio, Sgarbi al sindaco Moratti, questo è poco ma sicuro. E io devo anche ringraziarlo per il lavoro che ha svolto in questi mesi. La consigliera Gioccoli, che ha svolto un intervento che definirei gotico per alcuni aspetti, in cui si parlava di decomposizione, morte, disfacimento. No, non è un'offesa, gotico, è un aggettivo qualificativo di grado positivo. Ha parlato di disfacimento, ha parlato di zombie. Un intervento molto macabro. Devo anche dire che, se mi è consentita qualche osservazione di tipo così, come dire, lessicale, è la prima volta che sento parlare di suicidio preterintenzionale, avvocato Gioccoli, nel senso che lo Zingarelli riporta che ciò che è preterintenzionale è detto di delitto in cui l'evento dannoso è andato oltre l'intenzione dell'autore. Ora, naturalmente, se uno tenta di suicidarsi, bisognerebbe presupporre quindi che nell'ultimo momento utile, prima del trapasso, abbia avuto un ripensamento, ma questo noi non lo possiamo sapere. Ed è questo il motivo per cui i dizionari riportano come esempio l'espressione non suicidio preterintenzionale, ma omicidio preterintenzionale. Forse lei pensava che io avessi commesso un omicidio preterintenzionale. Le devo comunque smentire, non c'è stato nessun omicidio preterintenzionale dal momento che il suicidio non esiste. E devo anche dirle che io di solito, ho sempre saputo che la maledizione di Montezuma è qualche cosa che attanaglia gli intestini delle persone. E devo dire da questo punto di vista che non ho mai visto né prima l'assessore Siliani né dopo l'assessore Gozzini soffrire di quello che Benigni definisce il corpo sciolto. Quindi non c'è da questo punto di vista nessuna particolare maledizione che si è abbattuta sugli assessori alla cultura. Devo anche dire, consigliera Gioccoli, che per quanto riguarda gli eventi e culturali degli ultimi anni, degli ultimi 9 anni e mezzo,
provvederò a inviarle accurata documentazione, così come la invito a leggere nella sua qualità di consigliere lo stato di attuazione dei programmi al 31 agosto 2008, dove troverà a pagina 163 dettagliate informazioni sugli investimenti per la cultura, e le ricordo che nel bilancio del Comune, al netto degli oneri del personale, si prevede nel 2008 8.403.000 euro e per il piano di investimenti 3.500.000 di euro. Poi naturalmente dobbiamo fare i conti con le decisioni del Governo. Ho visto che oggi sul Corriere della Sera un ministro di questo Governo ha detto che se il Governo stesso, quindi c'è già qualche cosa, la sindrome Prodi forse che avanza, ha detto che se lui non vede che il Governo dà ragione ai comuni e alle regioni, non ci sono più le condizioni per cui la forza politica a cui questo ministro appartiene continui a far parte del governo. È sul Corriere della Sera, non è una cosa segreta. E devo anche dire che capisco anche l'attenzione con cui da destra si guarda questo dibattito sulle primarie, perché d'altra parte, non avendo ben capito se voi avrete la possibilità o meno di far esprimere con un'ampia partecipazione democratica il vostro elettorato, giustamente per ora guardate a quello che fanno gli altri, ma è comprensibile. Devo anche aggiungere che per quanto riguarda le richieste che ha fatto il consigliere Sarra, queste saranno presto soddisfatte, nel senso che naturalmente discuteremo in consiglio comunale sulle questioni relative a Castello, nuovo stadio e così via. Semplicemente, per i motivi che ho detto poco fa, devo dire che i consiglieri che sono intervenuti parlando di questo mi sembravano leggermente fuori contesto. Non è che noi non discuteremo di questo, ne discuteremo, ma ovviamente quando la questione sarà posta all'ordine del giorno, e questo avverrà sicuramente. Ringrazio anche il consigliere Valentino, che ha detto poi di essere d'accordo con le mie affermazioni, anche se poi naturalmente domenica approfondiremo, perché sulla questione dello stadio poi non ho capito bene, comunque approfondiremo nelle sedi opportune. E devo anche dire che ringrazio da questo punto di vista la consigliera Nocentini, perché di tutti coloro che sono intervenuti è stata effettivamente sul tema, nel senso che ha parlato della questione cultura, della sostituzione, di ciò che dovrebbe fare l'assessore Giani, anche se, consigliere Nocentini, Giani non è che ha mezza delega, ce l'ha tutta intera, stia tranquilla, io gliel'ho data tutta intera. Devo infine concludere con due osservazioni sull'intervento della consigliera De Zordo. È da un po' di tempo, mi è capitato di sentirlo anche nel corso di una trasmissione televisiva alcuni mesi fa, che si dice che noi abbiamo fatto l'accordo con Ligresti. Allora qui chiariamolo una volta per tutte, perché questo è semplicemente un elementare dato di verità. L'accordo convenzionale sull'area di Castello, e mi corregga Biagi che lo sa meglio di me, è stato concluso prima che io diventassi sindaco, cioè prima del 1999, con la fondiaria, che era ancora proprietà di una serie di famiglie fiorentine. Nel 2003 Salvatore Ligresti si è comprato la fondiaria ed è diventata fondiaria SAI. Comprandosi la fondiaria si è comprato anche l'accordo di Castello. È chiaro questo punto qui? Ecco, e allora per favore non dica l'accordo che avete fatto con Ligresti, perché è leggermente fuorviante, lei capisce. Ecco. È vero che noi abbiamo modificato, nel tentativo di dare un vantaggio alla città, la convenzione che era stata conclusa con Fondiaria, nel senso di dire che la realizzazione del parco, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovesse essere a carico dei realizzatori dell'intervento nell'area di Castello, quindi il gruppo Fondiaria SAI e quindi, se vogliamo dirlo, incarnarlo in una persona, Salvatore Ligresti. L'altra cosa di cui, per favore,
avanzo richiesta, in vista anche dei futuri dibattiti che immaginerò molto animati, visto che abbiamo la scadenza delle elezioni amministrative, è di essere precisi e chiari sulle cose. Consigliere De Zordo, io non ho mai detto di essere d'accordo con il progetto presentato dalla famiglia Della Valle. Io ho detto che sulla base di questa intenzione ad investire della famiglia Della Valle, sono favorevole a pensare la delocalizzazione dello stadio di cui questa città ha bisogno a Castello. Per quanto riguarda tutto ciò che i Della Valle hanno proposto, questo si tratterà di discuterlo in relazione alla possibilità che questo possa essere realizzato nell'area di Castello. Perché i Della Valle non hanno fatto una conferenza stampa dicendo questo è il progetto e vogliamo metterlo lì. I Della Valle hanno fatto una conferenza stampa dove hanno presentato un progetto e dove molti, e molto più di me, hanno detto siamo d'accordo. E successivamente io, come sindaco di questa città, ho detto una cosa molto semplice, che penso da tempo, ma che evidentemente non poteva essere detta prima che ci fosse l'espressione di una volontà a investire in relazione alla realizzazione del nuovo impianto. Ho detto che a Firenze il posto in cui nel territorio comunale può andare il nuovo stadio, e vediamo poi con quali investimenti al contorno, è Castello. E personalmente deve essere chiaro che come sindaco e come amministrazione comunale noi non partiamo dal dire sì o no pregiudizialmente o senza approfondire bene le cose a questo o a quell'investitore pubblico o privato. Noi partiamo da un'esigenza della città che è la delocalizzazione dello stadio. Questo è il punto da cui partiamo. E deve essere ben chiaro che questo è il punto di partenza. E io ritengo che un'amministrazione, poiché in nessuna parte d'Italia una grande squadra ha il proprio terreno di gioco su un comune che non è il comune in cui è nata quella squadra e quella società, è compito del sindaco e dell'amministrazione comunale prioritariamente esaminare la possibilità che il nuovo impianto sia comunque sul territorio del comune di Firenze. Se questo poi un giorno non dovesse essere possibile e si verificasse che non è possibile, vedranno i futuri sindaci e le future amministrazioni dove è possibile realizzarlo. Ma questo è il punto di partenza, nell'interesse dei cittadini che stanno vicini allo stadio e nell'interesse delle prospettive di sviluppo della città. Questo è il punto da cui partiamo e vorrei che fosse molto chiaro. Continuando con le comunicazioni dei consiglieri, passiamo la parola al consigliere Leonardo Pieri di Rifondazione Comunista per la sua comunicazione dopo l'incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione comunale. A lei la parola. Sì, Presidente, colleghi, appunto svolgo questa comunicazione per aggiornarvi rispetto all'incontro che ha avuto la Commissione Lavoro stamattina appunto con le organizzazioni, sindacali CGL, CISL e UIL della funzione pubblica. Sì, certo. Che appunto avevano inoltrato una richiesta ai capigruppo e opportunamente credo sia stata declinata sul piano appunto della Commissione Lavoro. L'incontro diciamo si è svolto durante un presidio di 2 ore che rientrava in una mobilitazione nazionale da parte delle stesse organizzazioni sindacali per esprimere diciamo preoccupazione, in qualche modo anche per usare un eufemismo, rispetto a diciamo una vicenda che è contenuta nel decreto Brunetta principalmente che diciamo mette in dubbio da un lato il ruolo delle organizzazioni sindacali stesse, dall'altra il livello salariale dei lavoratori del pubblico. In particolare sui 2 punti diciamo la mancanza di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rispetto appunto al decreto Brunetta
che poi diciamo è diventato in qualche modo anche da un punto di vista mediatico il decreto sui cosiddetti fannulloni, che ovviamente viene visto alle organizzazioni sindacali come l'abbandono diciamo del ruolo delle organizzazioni sindacali negli atti decisionali a livello nazionale e in seconda battuta sul piano locale, cioè della contrattazione decentrata o integrativa, che comporta a loro giudizio una decurtazione di circa il 10% sulle retribuzioni appunto dei lavoratori del settore pubblico. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Firenze, si parla di previsioni che riguardano un taglio di 8-9 milioni di euro rispetto appunto al 2004, quindi con un 10% in meno sulla busta paga dei lavoratori stessi. Questo, l'incontro di oggi, verteva sul fatto appunto che, siccome si parla di lavoratori del pubblico impiego che svolgono principalmente lavori che riguardano i servizi alla persona o servizi pubblici in generale, quindi una questione di welfare sia sul piano nazionale che però poi sul piano locale, appunto questa cosa riguarda anche il Comune di Firenze, ovviamente tutti gli enti locali, ma anche ovviamente un comune come quello di Firenze che eroga servizi alla persona, servizi pubblici. La consigliera Ornella Del Zordo, capogruppo di Un'altra città, un altro mondo. Sì. Allora, la mia comunicazione, non so se è stata detta, è sul progetto di recupero dell'area dell'ex panificio militare. Visto che dalla stampa locale vediamo che c'è un'ipotesi di nuovo progetto della proprietà, che è la proprietà Rubens, cioè Baldassini Tognozzi Pontello, allora vorrei dire alcune cose. Intanto che se si riparla di un nuovo progetto per quest'area è necessario, secondo me, che si apra da subito un percorso, lo chiamo di coinvolgimento, perché non vorrei usare parole improprie, tipo partecipazione, con gli abitanti della zona, e non si proceda a definire accordi e progetti con la proprietà, per l'appunto, pensando poi di presentarli come fatto compiuto. Infatti è dal 2004 che i cittadini, attraverso l'attività soprattutto del comitato ma poi anche nei percorsi della discussione del piano strutturale, hanno mostrato la volontà di essere protagonisti del processo decisionale di quest'area e hanno espresso degli indirizzi che prevedevano di privilegiare l'interesse pubblico per scongiurare un ulteriore appesantimento della zona. Mi dispiace che non sia presente, perché se n'è andato l'assessore Biagi, perché la cosa lo dovrebbe riguardare direttamente, ma non importa, forse leggerà questa cosa, questa comunicazione. Ora, questo indirizzo dei comitati, dei cittadini, teneva presente il contesto in cui si inserisce la proposta di intervento. E infatti il quartiere 5 è oggetto di un'intensa attività di trasformazione, dall'area ex Fiat, ex Lavazza, area di via circondaria interessata dall'alta velocità, insomma interventi di densificazione che hanno consumato spazio libero e aggiunto complessivamente un notevolissimo carico urbanistico. Ora appunto sarà bene che prima che si arrivi a discutere in consiglio di questa nuova ipotesi di cui leggiamo sui giornali e di cui però la maggioranza ha già parlato, insomma, la Giunta mantenga anche gli impegni presi, che io ricordo, perché oltre alle rassicurazioni verbali dello stesso assessore Biagi, c'è un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale nel febbraio del 2007 che impegnava per l'appunto a tenere in considerazione proprio il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, cioè le risultanze degli approfondimenti nell'iter del piano strutturale, le necessità espresse dal Consiglio di Quartiere 5, le proposte emerse durante il forum pubblico, così come sono riprese dal documento di sintesi finale. Quindi tutto questo noi lo abbiamo votato in questo Consiglio e allora mi auguro che questo impegno venga mantenuto.
funzionare, ce n'è uno solo, pazienza. Allora, passiamo alle interrogazioni. Abbiamo l'interrogazione numero 695 che riguarda oggetto la palazzina Mazzoni. Interroga il gruppo di Alleanza Nazionale, risponde il vice sindaco Matulli. I consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale chiedono se l'amministrazione comunale ha notizie certe in merito alle iniziative di RFI nei confronti degli inquilini della palazzina Mazzoni e nello specifico se è stata concordata una data di incontro con gli stessi. Se in caso contrario non sia intenzione dell'amministrazione comunale di richiamare formalmente e urgentemente RFI affinché gli inquilini ricevano le dovute notizie sui loro alloggi e garanzia sul loro futuro abitativo. Tutti, rispondo che tutti gli incontri che abbiamo avuto con RFI per quanto concerne come è noto, il passaggio della tranvia in prossimità della stazione dell'alta velocità hanno avuto come oggetto anche la sottolineatura della situazione della Palazzo Mazzoni, che abbiamo sempre avuto da parte di RFI la dichiarazione che avrebbero affrontato il problema. Ora noi abbiamo fra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Ferrovie dello Stato S.P.A. in preparazione un protocollo d'intesa per la riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie di Porta Prato, Belfiore, Centrale del Latte, Campo di Marte, Romito e Firenze. Come voi sapete, oltre alle cose note, c'è anche tutta la questione dell'Auditorium Parco della Musica che si è aggiunta a tutte le altre questioni che fanno riferimento all'intervento alla relazione fra il territorio e quindi le istituzioni locali e RFI. Questo protocollo d'intesa è vicino alla sua formulazione, quello sarà il momento nel quale questa prospettiva, oltre ad essere un progetto sostenuto dal Comune di Firenze, diventa una prospettiva concordata con RFI e quindi si passa agli aspetti esecutivi. Devo ricordare che in questi ultimi anni, da quando io sono qui, c'è stato l'esproprio delle case per effetto della società Autostrade, in cui il Comune è intervenuto, non essendo direttamente investito, per realizzare la soluzione della contesa. Poi ci sono state le case, questo riguardava il Comune, di Piazza Paolo Uccello, che sono state abbattute per la tranvia. Poi c'è stata la conclusione in cui il Comune è stato mediatore fra RFI e gli abitanti di via Zeffirini per le case che vengono abbattute per effetto della stazione dell'alta velocità. Tutte queste vicende hanno portato alla conclusione di questi rapporti, che dunque andranno a conclusione e sono nell'impegno dell'amministrazione comunale di portarla a conclusione fra RFI e coloro che sono di RFI affittuari nel Palazzo Mazzoni. Chi interviene per il gruppo di Alleanza Nazionale? Consigliere Cellai, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Noi prendiamo atto di soddisfazione di questo protocollo, per quanto chiederemo e vorremmo essere aggiornati puntualmente sulle date, ovviamente, del medesimo e anche sulle argomentazioni che saranno affrontate, perché io ricordo che la questione è stata sollevata nel gennaio del 2007 dal gruppo di Alleanza Nazionale, quindi non è fatto nuovo, sono passati molti mesi da allora e siamo rimasti in qualche modo un po' stupiti quando abbiamo avuto appunto poche settimane fa la presentazione del progetto di riqualificazione della zona Viale Belfiore, con tanto di disegni presentati relativi al passaggio del tram dentro il corpo del fabbricato Mazzoni e con la situazione abitativa che oggi non ha avuto alcuna risposta, ma nemmeno risposta, alcuna oserei dire notizia. E questa è una cosa che comunque
grave, è una cosa importante, perché comunque è anche un fatto, voglio dire, di buon senso in qualche modo, già che una persona si trova a vedere sulla stampa presentato un progetto che riguarda il proprio palazzo senza aver mai avuto un contatto da parte della proprietà relativamente a quello che sarà il futuro, che noi ci auguriamo ovviamente sia un futuro positivo. La questione di via Zeffirini, ricordato l'assessore, ne è sicuramente un esempio in questo senso di una trattativa risolta. Resta il fatto che noi non possiamo chiedere che un'amministrazione comunale, che comunque ha sempre avuto o ha detto di avere una grande attenzione anche al problema abitativo, adesso utilizzi un linguaggio diverso. Io sono contento e sarò tutto contento se dentro questo protocollo ci sarà una proposta effettiva da parte della proprietà, ma l'amministrazione comunale non può nemmeno, dopo appunto un anno e mezzo di, dal momento in quale è stata sollevata la questione, limitarsi a dire seguiremo la questione, e non abbiamo dubbi in questo senso, ma in qualche modo quindi lasciando tutto nelle mani di una proprietà che a oggi non si è fatta avanti. Cioè deve arrivare il momento in cui un'amministrazione comunale alza la voce e la alza anche formalmente. Qui a oggi io non credo che sia stato fatto appunto nessun atto, comunque nessuna dichiarazione forte in questo senso, anche di rottura, nell'intendersi quello che voglio dire con rottura, nel richiamare RFI a questi compiti, ma non ci si può nemmeno continuare a aspettare che RFI faccia in qualche modo, tra virgolette, il suo comodo. Cioè qui ci sono 7 nuclei familiari, una rappresentazione sindacale, una sigla sindacale che opera all'interno di questa struttura, un'amministrazione comunale deve arrivare al momento in cui, se non si danno risposte o proposte chiare, dire signori, se qui non c'è prima la risoluzione di un problema abitativo, allora aspettiamo a parlare poi degli altri aspetti che riguardano quella che è poi la tranvia e il passaggio della tranvia dallo stesso, perché chiaramente penso che sia evidente ci siano delle priorità. E allora concludo, assessore Matulli, io non ho dubbi quando lei, l'ho già detto pubblicamente, ci ha confermato e rassicurato che l'amministrazione segue la questione lei in prima persona, però noi ci aspettiamo questo adesso, ci aspettiamo, e se questo protocollo non sia in grado in tempi rapidi di dare una minima prospettiva chiara a queste persone, di buon senso questa amministrazione comunale, mi sarebbe piaciuto dirlo al sindaco che da poco uscito, abbia la tranquillità e la serenità di dire pubblicamente a RFI che comunque il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale non è che può stare soltanto a guardare quando si tratta del futuro abitativo delle persone. Grazie, passiamo alla successiva interrogazione, consigliere Donzelli. La numero 30 riguarda la passata iniziativa di Italia Wave, risponde il neo assessore alla cultura Eugenio Giani. Ma si tratta di una questione particolarmente delicata, quindi chiederei la cortesia al consigliere Donzelli di darmi una settimana di tempo per poterla valutare e conseguentemente rispondere. Si tratta dell'interrogazione che si riferisce alle questioni inerenti Italia Wave, e quindi è proprio, diciamo, la necessità di essere precise e puntuale nelle risposte, per cui le chiedo una settimana di tempo. Consigliere Donzelli? Senza dubbio, pur di avere una risposta, aspetto anche una settimana. Mi permette di dire due cose, assessore. La prima, che in teoria dovrebbe esserci anche una continuità amministrativa, gli uffici, i dirigenti, però a prescindere da questo, e quindi magari poteva essere anche nelle condizioni di darmi una risposta, ma siccome mi interessa la risposta, aspetto una settimana, mi permetto di darle qualche cosa che so, qualche notizia per aiutarla nel lavoro di indagine su quanto è successo. Il Comune di Sesto sta chiedendo a Firenze dei soldi che il Comune di Sesto avrebbe comunque consegnato al Comune di Firenze per realizzare Italia Wave, soldi che il Comune di Firenze avrebbe dato comunque al patron e che poi il patron non avrebbe speso in realtà per realizzare determinate cose. Quindi il Comune Sesto oggi chiede, che per una serie di servizi che ha fatto, dove sono i soldi pubblici stanziati? Noi l'abbiamo data al Comune Firenze. Che fine hanno fatto? Il Comune Firenze l'ha data al patron di Italia Wave Valenti, e il patron Valenti questi soldi non si sa che fine gli ha fatto fare. Stessa cosa al Comune Sesto, l'ha chiesta la provincia, ha detto provincia, ma i soldi che voi dovevate dare che fine hanno fatto? Le comunico che a un'interrogazione similare che ha presentato il gruppo di Enna in provincia
La provincia ha risposto, noi le abbiamo date al Comune di Firenze, quindi oltre alla richiesta di risarcimento economico del Comune di Sesto ci sarà presto anche la richiesta di risarcimento economico nei confronti del Comune di Firenze anche da parte della provincia di Firenze, perché il Comune con molta leggerezza ha dato dei fondi a il patron di Italia Wave, Mauro Valenti, senza assicurarsi di come questi venissero spesi. Poi sarà lei a dirmi le cose in risposta all'interrogazione, però siccome la provincia ha già risposto a una nostra interrogazione similare, mi sono permesso di darle qualche notizia. Ricordo che è uno dei tanti fallimenti culturali di questa amministrazione che ha speso oltre 1 milione di euro di fondi pubblici senza sapere di come questi venissero spesi, per un'iniziativa fuori dal comune, per un'iniziativa che è servita a propagandare la Rizle, la Rizla, che è la ditta che distribuisce cartine per drogarsi con le canne, per fare una serie di iniziative e comunque ha avuto una scarsissima partecipazione di pubblico. 1 milione di soldi pubblici. Consigliere Donzelli, io la richiamo un attimino perché sennò le ho dato l'opportunità di spiegare brevissimamente, lei sta svolgendo già l'interrogazione, per cortesia, perché sennò dà la mano e si prende il braccio. Lei sta facendo un intervento vero e proprio che lo farà all'indomani della risposta dell'assessore alla cultura, che è una risposta politica che le darà. Visto che l'assessore, in 10 secondi di concludere. Visto che l'assessore non ha avuto il supporto necessario dagli uffici, lo stava aiutando in questo suo nuovo compito istituzionale e gli dicevo dove andare a vedere gli scempi fatti dal precedente assessore. La ringrazio per la collaborazione. Passiamo agli atti deliberativi, riguarda il bilancio, quindi delibera per quanto la numero 653. Abbiamo una ratifica di variazione di bilancio e verifica degli equilibri del bilancio stesso. Commissione 1 parere favorevole, l'assessore. Allora, l'assessore Albini chiede se la deve brevissimamente presentare o interviene la Presidente della Commissione Bilancio, consigliera Balata del gruppo del Partito Democratico. Alla Commissione. Consigliera Balata, interviene lei? No, assessore Albini. Allora, noi abbiamo presentato la Giunta, il Consiglio ha in ratifica la delibera della Giunta con la quale abbiamo approvato la seconda variazione di bilancio e la determinazione degli equilibri dello stesso. Mi premeva parlare un minuto, non tanto per la presentazione dell'atto in quanto tale, perché è un atto tutto sommato abbastanza semplice, poi cercherò di dire qualcosa su questo, ma perché siamo ormai alla fine del mese di settembre, con il mese di ottobre andremo all'assestamento di bilancio, quindi qualche dato in più rispetto anche a questa delibera è possibile ragionarci un po' sopra. Innanzitutto liquido così la delibera in poche parole. Questa delibera prende atto che alla fine di luglio, si sta parlando di questo periodo, si sono verificate alcune minori entrate e alcune maggiori spese. Per far fronte, minori entrate sono quelle derivate in linea di massima dagli oneri di urbanizzazione, da una flessione degli incassi dei musei e dall'accordo Comune di Firenze e Regione Toscana per la determinazione dei residui da canoni per quanto riguarda l'ERP. Essenzialmente le voci sono queste. Abbiamo predisposto una variazione che va a colmare questa differenza facendo uno spostamento dei ricavi degli oneri di urbanizzazione da parte degli investimenti a parte di bilancio di parte corrente. Tutto sommato è un'operazione possibile perché noi eravamo ampiamente sotto la percentuale di
legge 10 prevista per la parte corrente, di conseguenza in questo modo abbiamo potuto colmare questo divario. Abbiamo anche fatto un'operazione, questa operazione andando, lo dico in modo costruttivo, a cogliere anche un'esortazione, veniva dalla Corte dei Conti, che dice quando accertiamo delle minori entrate immediatamente va fatta la variazione di bilancio, anche se poi nel corso dell'anno sappiamo che quelle minori entrate possono essere riassorbite da maggiori entrate. Mi riferisco in modo particolare alla urbanizzazione, che a quel periodo avevano questo trend. Attualmente è ipotizzabile, in virtù di alcune concessioni rilasciate, che si vada all'incremento, alla ristabilizzazione degli oneri di urbanizzazione. Però così è la norma, o meglio l'invito della Corte dei Conti, e così abbiamo fatto. Abbiamo anche provveduto a fare alcune operazioni relative alla definizione nel piano investimenti di alcune opere di somma urgenza che derivavano dal periodo estivo, in modo particolare interventi su edifici scolastici che hanno necessità di trovare soddisfazione nell'intervento stesso nel periodo di chiusura delle scuole. Quindi ecco perché la variazione fatta con la verifica degli equilibri alla fine del mese di luglio. Abbiamo poi provveduto con la delibera che qui presentiamo, quella propria del Consiglio, all'accertamento degli equilibri e alla definizione e alla certificazione del rispetto del patto di stabilità. Questa è la delibera, e tutto sommato è abbastanza complessa per questo discorso di levare e mettere da una parte gli oneri di urbanizzazione, però è semplice come quantità di interventi che qui si prefigura. C'è la cosa che mi interessava un attimino verificare con il Consiglio, che è quella della decisione da parte di questa Giunta di prendere il valore dell'importo dell'ICI prima casa dalle normali entrate proprie del Comune e trasferirla sul capitolo di trasferimenti da parte dello Stato. Ora, io vorrei, lungi da me la voglia di fare alcuna polemica, vorrei riallacciarmi un pochino alla questione che deriva da questa... Scusate, io sono una... Non ho silenzio, ma magari... Per cortesia, possiamo fare silenzio? Io tutte le volte devo intervenire 10 volte ogni seduta, ma io spero che qualcuno comprenda. Non ci sono le condizioni per potersi ascoltare. Chi vuol parlare, per gentilezza, si accomodi fuori. No, mi scuso anche perché, siccome sono argomenti, ma mi rendo conto, anche abbastanza aridi in quanto tale, ma molto importanti per questo Consiglio, perché poi tutto sommato insieme dovremo andare avanti anche per altri 7-8 mesi tranquilli, quindi dobbiamo avere la cognizione di causa di quello che sta succedendo. Noi abbiamo definito nella questa manovra la decisione di spostare, come dicevo prima, da entrate proprie del Comune a crediti nei confronti dello Stato per un importo di ICI prima casa pari a 46 milioni di euro. Ad oggi quello che ci è stato consentito di poter, ci è stato ritornato da parte dello Stato, sono 22 milioni di euro. Lo dico con estrema tranquillità, anche perché stamani un autorevole giornale, il Sole 24, le riporta la condizione in cui in questo momento ci troviamo in virtù dei trasferimenti dello Stato, che tardano a avere certezza. Non solo tardano a avere certezza, ma nell'ultimo incontro avvenuto fra Governo e Comuni si sono praticamente, non dico rotto i rapporti perché non è così, ma si sono molto acuite le posizioni, e da parte del Governo centrale viene fuori che non c'è copertura per poter ottemperare agli impegni assunti. Stamani il Sole 24 Ore riporta un elenco, il conto, lo chiama il conto, delle difficoltà con le quali i comuni si troveranno a lavorare in questo periodo di tempo. In modo particolare fa un conto, il Sole 24 Ore dice che i comuni alla fine del 2008 avranno minori trasferimenti pari a
per quanto riguarda il Comune di Firenze parla di 16.503.000 euro. Questa somma viene fuori dal calcolo e poi brevemente illustrerò, ma viene anche fuori dal fatto che non ci sono capitoli di spesa nel bilancio dello Stato, perché fare un calcolo è abbastanza semplice, lo dirò come hanno fatto a fare, però il problema è che questa differenza non c'è nei capitoli dello Stato. Voglio essere molto chiara. Noi abbiamo fatto una certificazione per quanto riguarda l'ICI prima casa pari a 46 milioni di euro. Sicuramente, al di là dell'assenza di copertura per tutti gli ICI prima casa di tutti i comuni, questo governo non ci riconosce l'ICI sui pertinenziali. In virtù del fatto che l'ICI sui pertinenziali è assimilato alla prima casa, in forza del dettato che il governo ha fatto, noi abbiamo esentato dal pagamento ICI prima casa anche i pertinenziali. È certo che i pertinenziali non stanno nella certificazione, perché non c'è stata, perché non la potevamo certificare, no? Perché non l'abbiamo fatto, perché non era previsto, non sta nel calcolo che il governo ha fatto. Per noi sono circa 5 milioni di euro, solamente questa voce legata ai pertinenziali. Va da sé che oltre ai pertinenziali, per quanto riguarda l'ICI prima casa, mancherà anche la differenza del valore del capitolo impegnato dal governo per pagare, diciamo così, per trasferire a comuni ICI prima casa, che non copre, come dicevo prima, tutti le prime case di tutti i comuni italiani. La stima che viene fatta è che manca circa 600-700 milioni di euro. Non voglio assolutamente in questa sede aprire una polemica partitica o di schieramenti, di posizionamenti di coalizioni governative o cittadine. Voglio che il Consiglio Comunale sia consapevole della situazione in cui ci troviamo, perché non basta l'ICI, c'è qualche cosa di più. Abbiamo l'ICI e abbiamo anche altre carenze di trasferimenti che derivano da conti che anche dal precedente governo venivano fatti in modo sommario, tant'è che il Comune di Firenze ha fatto un ricorso al TAR per la ICI sui rurali e sui commerciali. Il valore di tutta questa operazione, che noi stimiamo, che il Sole 24 Ore stima in 16 milioni di euro, porta a un'oggettiva difficoltà da parte del nostro Comune di poter coprire con risorse fresche, con soldi contanti, la cassa necessaria ad affrontare le spese di fine anno e di inizio anno. Io vorrei che questo lo percepissimo con tutta la sua gravità, perché se si pensasse che da qualche parte ci possono essere risorse sostitutive, lo dico con chiarezza, non ci sono, perché non possiamo nemmeno se volessimo fare ulteriori imposizioni fiscali, perché ci è impedito. Quindi io ritengo che un bilancio come quello del Comune di Firenze, che nel corso degli anni, io parlo degli anni di cui mi sono occupata io, è un bilancio che, come ho ripetuto più di una volta, ma come hanno certificato anche la stessa Corte dei Conti, no, a parte i nostri revisori dei conti, ma la stessa Corte dei Conti e anche nelle varie certificazioni hanno fatto le agenzie di rating, per quello che può valere ora l'agenzia di rating, oppure per le considerazioni da autorevoli interpreti della finanza pubblica, a cominciare da chi si occupa di bilanci di enti locali, che siano giornalisti accreditati, specialisti oppure siano studiosi, il nostro bilancio è un bilancio che ha una struttura solida e non ha, lo dico senza problemi di essere smentita, nessun scheletro nell'armadio. È molto difficile però, ve lo dico con grande chiarezza, amministrare così. Io ritengo, per quello che ognuno di noi può fare, è necessario che le risposte ai comuni siano date, perché altrimenti l'assenza di cassa produce un'assenza di risposte sul territorio. Risposte sul territorio che sono le più varie. Non è che l'assenza di cassa ci porta automaticamente a non avere cassa. Possiamo ricorrere all'anticipazione o al tesoriere, ma costa. E io non capisco perché il Comune di Firenze debba rispondere con soldi propri a promesse elettorali. Io questo lo dico ai cittadini di Firenze, non possano rispondere a questo. Questo lo dico qui in questa sede,
perché tutti, ognuno per la nostra parte, si faccia quello che è possibile fare. Chiudo questo spaccato, ma mi sembrava doveroso, visto che non mi capita molto spesso di parlare di bilancio, perché non è un tema che appassiona, magari lo dico senza nessun tema di polemica, come il quadrante nord-ovest o l'area di Castello o il panificio militare, però è un argomento che poi qualsiasi sia il soggetto che dovrà venire a governare questa città fra qualche mese, questi problemi se li trova tutti e non sa poi come affrontarli, perché non ci inventiamo nulla. Io porterò una variazione di bilancio alla fine di ottobre e l'assestamento di bilancio. Posso dare ai consiglieri alcune informazioni? Noi abbiamo fatto nel corso di questi due mesi ulteriori, che sono trascorsi dalla, diciamo quasi due mesi, dalla variazione di questo bilancio, stiamo monitorando in modo molto preciso il bilancio, sappiamo che ci sono qualche piccola necessità ulteriore che ci viene, non ultima quella di coprire la mancata copertura della TIA alle scuole, perché voi sapete è stata abolita la TIA alle scuole statali, peccato che non c'è copertura per poterla coprire, quindi i comuni si dovranno far carico anche di questo. Quindi c'è una serie di problemi grossi che dovremo affrontare, la differenza è circa 1 milione di euro, lo dico subito così si sa di che cosa si sta parlando. Risorse aggiuntive non ne prevedo, perché le risorse aggiuntive che i comuni possano avere o sono di pochi tipi, o si comincia a ipotizzare, che so io, interventi spaventosi per quanto riguarda rilascio di concessioni edilizie, perché noi abbiamo ormai solo gli oneri urbanizzazioni, rilascio delle licenze, le multe e le poche tassazioni che ci sono rimaste, tipo COSAP, CIMP e così via, e l'ICI per quanto riguarda le non prime case. Il Comune di Firenze ha già una tassazione, credo, assolutamente da non toccare per quanto riguarda questa parte. Quindi, con questa variazione di bilancio, tutto sommato è abbastanza semplice in quanto tale, noi ci presentiamo per la fine di quest'anno in una condizione un pochino più difficile. L'affronteremo, la guarderemo insieme. Con la variazione prossima ci sarà successivamente l'assestamento di bilancio e confermo la mia idea, anche perché la finanziaria ormai l'abbiamo, di presentare il bilancio e, come sempre del resto, entro la fine dell'anno. Quindi possibilmente anche una valutazione un pochino più precisa se alcuni impegni vengono mantenuti. L'ultima cosa che volevo dire è questa: abbiamo avuto la sorpresa nella valutazione che abbiamo fatto sia del decreto 112 che delle dichiarazioni fatte dal governo in merito alla finanziaria e alla necessità di coprire questa famosa ICI, c'è stata tolta il contributo di 10 milioni di euro sul 2009 per quanto riguarda la tranvia. Quindi noi abbiamo anche questa difficoltà ulteriore che ci viene da questo mancato, la conferma, perché noi avevamo una legge finanziaria che ci dava 10 milioni di euro sulla prima linea, non l'abbiamo più, c'è stata tolta. Credo che qualche difficoltà questo Consiglio lo troverà quando discuteremo del bilancio 2009. Il resto appartiene alle cose e come diceva una canzone a me molto cara, lo scopriremo solo vivendo quello che succederà. Quindi se ci sono delle richieste specifiche su questa variazione, ma ripeto, la variazione che ho portato al di là dell'aggiustamento, dello spostamento degli introiti degli oneri di urbanizzazione dal piano di investimento alla bilancio parte corrente, non è una variazione né impegnativa né che ha particolari grandi cifre o grandi numeri. Quindi credo che il Consiglio, se ha qualche specifica domanda, se me la fa, risponderò molto volentieri. Grazie all'assessore per la particolareggiata illustrazione dell'atto deliberativo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la ratifica della delibera
riguardante la variazione di bilancio. Con relativa verifica degli equilibri di bilancio si può votare. Avete votato tutti? Presenti 36, votanti 35, favorevoli 26, contrari 9, non voto 1. Allora, Luca Pettini da aggiungere fra i voti favorevoli che passano da 26 a 27. L'immediata eseguibilità con gli stessi voti o si amplia, si aggiunge quello del Presidente. Come vede, Assessore Albini, il Consiglio dibatte e approva gli atti deliberativi, pur essendo anche una ratifica, quindi abbiamo approvato questo atto. Passiamo alla delibera successiva. La delibera numero 586. Abbiamo un'adozione di variante per una strada di PRG. Abbiamo la presenza dell'assessore Biagi. Commissione 3, parere favorevole. Quartiere 1 e 5 favorevole. Presidente Anton Giulio Barbaro, a lei la parola, Commissione Urbanistica. Grazie Presidente. Sì, l'atto di oggi è relativo all'adozione della variante urbanistica finalizzata a, come dire, recepire il progetto a livello di progettazione a cui è attualmente noto, che credo sia la progettazione definitiva, della nuova strada di collegamento tra Porta a Prato e Via Pistoiese. In realtà questa infrastruttura è prevista dal piano regolatore fin dal 1992 e la variante è una variante, se possiamo chiamarla così, tecnica, nel senso che adegua l'ambito del nostro territorio dedicato all'infrastruttura stradale a questa progettazione definitiva, evidentemente perché in alcuni piccoli ritagli di territorio il progetto non si collocava esattamente nel sedime previsto, ma aveva necessità di alcuni aggiustamenti anche ai fini espropriativi. Naturalmente la procedura finalizzata agli espropri dei terreni privati è già stata effettuata e quindi ci arriva la variante per l'adeguamento del piano regolatore e comunque è un atto di trasparenza, nel senso che consentirà le osservazioni dei cittadini e un'approvazione finale da parte del Consiglio. Si tratta di un'infrastruttura importante, voglio ricordare che questa infrastruttura è ricompresa anche negli accordi dell'urbanizzazione dell'ex area Fiat a Novoli, tant'è vero che l'immobiliare che sta realizzando l'intervento ha finanziato la progettazione e in parte la realizzazione di quest'opera, altri proventi derivano dall'amministrazione comunale e da un finanziamento regionale e voglio anche ricordare che una parte di questa infrastruttura è già stata realizzata nell'ambito dell'urbanizzazione cosiddetta Leopolda, collocata a fianco dell'attuale stazione ferroviaria Leopolda nel sedime dell'ex scalo merci ferroviario di Porta a Prato. Si tratta ovviamente di un'infrastruttura importante perché l'obiettivo
finale e a regime di questa opera è quello di drenare una parte del traffico che, di scorrimento che intasa attualmente l'asse via Baracca, via Pontalle Mosse e l'asse Toselli, Porte Nuove, Novoli, via Le Redi, e quindi creare un'alternativa, tenuto anche conto che sull'asse via Le Redi, via di Novoli dovrà passare la tranvia, quindi ci sarà bisogno anche di un'alternativa da questo punto di vista. La Commissione ha esaminato l'atto, è stato approvato a larga maggioranza. Voglio anche segnalare che i quartieri hanno dato parere favorevole, in particolare il quartiere 1, pur dando parere favorevole, ha segnalato la necessità di alcuni approfondimenti. Ho proposto alla Commissione, che ha accolto questo suggerimento, di attendere le osservazioni che potranno pervenire dopo la fase di pubblicazione per eventualmente recuperare alcune delle osservazioni del quartiere 1 in sede di una mozione di accompagnamento che potremmo formulare al momento dell'approvazione finale. Grazie. La parola al consigliere Malavolti del gruppo di Sinistra Democratica. Sì, semplicemente per intervenire a ruota di quello che diceva il consigliere Barbaro, precisando che la delibera in realtà che ci apprestiamo a votare è una delibera di carattere urbanistico per una strada che è attesa da molto tempo. Io vorrei però qui cogliere l'occasione della discussione in Consiglio per, come appunto veniva anche detto, richiedere che vengano fatti, come so che sono in corso, degli studi sull'utilizzo poi concreto di questa strada. Nel senso che a suo tempo discutemmo dell'importanza di questa strada anche proprio per alleggerire le strade in uscita dalla città che sono congestionate in particolar modo nel tardo pomeriggio ma anche in altre ore della giornata. Faccio riferimento a Via Le Redi, ma poi analogamente poi la prosecuzione Via di Novoli, sia che si arrivi poi in quella zona sia da Via Le Redi che da Via Pontalle Mosse, anzi Via delle Porte Nuove, scusate. Quindi sottolineo l'importanza che questa viabilità non venga utilizzata come una viabilità ex novo per portare traffico nel centro di Firenze, ma invece che serve proprio come viabilità di alleggerimento per consentire che sia, come in tutte le città moderne, più rapido uscire dal centro verso la città e invece semmai appunto più lento e più difficoltoso entrare. Questa è la garanzia che ci sia appunto meno traffico nella città ed è tra l'altro uno degli, so che quando ne parlavamo qualche tempo fa ormai, parlo di mesi se non forse qualche anno, in realtà era proprio una delle ipotesi allo studio. Quindi colgo l'occasione per sottolineare che oltre al dato infrastrutturale poi altrettanto, forse addirittura più importante, capire come questa infrastruttura andrà ad essere utilizzata sul territorio. Non ci sono altri interventi? Assessore Biagi, vuol dire qualcosa? O possiamo votare? Allora si può votare. Si chiude la votazione. Presenti 25, votanti 24. Favorevoli 24, non voto 1. Immediata eseguibilità, da 24 passa a 25 voti. Grazie. Bene, allora proseguiamo con le mozioni. La numero 429 per l'istituzione di un servizio atti normativi. Commissione Affari Istituzionali, non vedo la Presidente.
La Commissione fa proprio un atto proposto in particolare da me, esprime parere favorevole unanime. Ora non vedo la Presidente, quindi se consentite, colleghi, parlo da qui per non spostarmi. Dunque, l'idea era nata proprio all'interno della Commissione Affari Istituzionali. Si riteneva che fosse necessario e importante istituire un vero e proprio ufficio, servizio, questo poi vedrà l'amministrazione che cosa intende scegliere, per creare un know-how concentrato all'interno di un ufficio specialistico che potrebbe avere le funzioni di una sorta di ufficio legislativo, lo dico fra virgolette, cioè tutti gli atti normativi di tipo regolamentario anche che vengono fatti nel Comune di Firenze in genere vengono redatti all'interno delle varie direzioni con competenze che spesso non sono di natura giuridica così definita. Naturalmente il lavoro poi di risistemazione viene fatto all'interno negli uffici della Segreteria Generale. Ecco, probabilmente noi riteniamo e crediamo che sia utile, in altri comuni questo è stato fatto e credo con grandi risultati, che sia utile che una competenza esattamente proprio sulla redazione delle norme, anche una sorta di centralità che fa sì che non ci siano poi contraddizioni o che comunque si possa considerare con migliore efficienza anche le eventuali ripetizioni oppure purtroppo qualche volta anche le contraddizioni tra un regolamento e un altro, da un'analisi abbastanza superficiale ancora, ma comunque già condotta sui regolamenti comunali che sono di un certo numero, si parla di qualche centinaio, ecco che emerge una situazione dal punto di vista proprio della chiarezza e quindi una situazione di possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, cioè i regolamenti e gli atti normativi, chiamiamoli così, all'interno del Comune, noi riteniamo che debbano essere scritti con grande chiarezza, che debbano essere comprensibili, che non debbano essere contraddittori e che quindi debbano essere fatti in modo competente all'interno di un ufficio che via via negli anni sviluppa delle competenze e il cosiddetto know-how, se vogliamo usare questo termine inglese, che comunque dà molto l'idea. Quindi noi abbiamo ritenuto di voler proporre questa mozione, invitiamo l'amministrazione a attivarsi in questa direzione. Grazie. Bene, non vedo interventi su questo argomento. Quindi possiamo passare alla votazione. Si vota la mozione presentata dalla Commissione Affari Istituzionali per l'istituzione di un servizio atti normativi. Prego. Bene, allora abbiamo 25 presenti, votanti 25, favorevoli 25. Il servizio atti normativi è passato. Guardiamo se adesso si verrà realizzato abbastanza rapidamente. Bene, passiamo all'altra mozione presentata dalla Commissione Cultura. Per invitare l'amministrazione a realizzare un nuovo supporto artistico per i cosiddetti lucchetti dell'amore. La Commissione fa proprio l'atto proposto dal consigliere Donzelli, emendandolo. Consigliere Donzelli, lo vedo circolare in aula, quindi se vuole presentare. Vedo il presidente di Commissione, non lo vedo. Non vedo Nardella, che forse si è allontanato. Aveva un impegno, mi dicono, quindi consigliere Donzelli, se lo vuole presentare lei.
La mia mozione aveva, a prescindere poi dalle curiosità giornalistiche che si sono sollevate sul tema o dai primi sorrisi che sono emersi anche in commissione quando ne abbiamo parlato, emerge dalla volontà di superare una forma purtroppo presente a prescindere dalle nostre volontà di di difficile gestione di questo nuovo fenomeno. Più volte si è provato a levare singolarmente i lucchetti, più volte si è provato a spostarli, più volte si è provato a anche mettere dei vigili limitrofi a dove c'erano i lucchetti. Fatto sta che o da un ponte o dall'altro questo fenomeno non si riesce a incanalare. In questa fase la mozione aveva lo scopo di risolvere un po' questa questione, questo problema, e arrivare a proporre un qualcosa di costruttivo, di positivo, che riuscisse al tempo stesso ad evitare che i lucchetti fossero attaccati dai lampioni della luce, ai divieti di sosta, alle biciclette, ai dissuasori di sosta, o addirittura, come era iniziata questa iniziativa, al monumento di Benvenuto Cellini sul Ponte Vecchio. Al tempo stesso anche di salvaguardare questa nuova, per tratti anche curiosa, usanza che c'era tra i giovanissimi e meno giovanissimi in Italia, partita proprio da Firenze, nata da un'usanza dell'Accademia, ma comunque nata dall'usanza dei cadetti di chiudere il lucchetto per ricordarsi il periodo trascorso a Firenze sul Ponte Vecchio, poi ripresa dagli innamorati fino a che, riportata anche da alcuni romanzi, da alcuni film, è diventata un po' un'usanza anche nazionale, a Roma sul Ponte Milvio, in altre città, e non controllata. Credo che la possibilità di regolamentare questo fenomeno, di incanalarlo positivamente al tempo stesso, come so che se n'era occupato anche, non lo sapevo prima, l'ho scoperto dopo, il collega Valentino, anche di ipotizzare qualcosa di questo tipo, quindi io sono contento, e ne abbiamo anche parlato in commissione, la possibilità di unire queste volontà che erano nate a prescindere trasversalmente e di farne una sola. Ho presentato quest'atto, l'ho profondamente modificato in seguito alle richieste della commissione, proprio perché non voleva essere un atto di parte, ma voleva essere il tentativo di risolvere un problema. Ne abbiamo parlato in commissione, l'abbiamo modificato secondo tutte quelle che erano le esigenze di tutta la commissione e ad unanimità è stato approvato dalla commissione. Quindi ringrazio il Consiglio che mi ha dato la possibilità a me di parlarne per primo, ma di fatto è una mozione ormai, anche se è rimasta intitolata a me, di fatto fatta proprio dalla commissione, quindi della commissione cultura trasversale, che raccoglie le istanze e le sensibilità di tutti. Chiudo con una riflessione. Credo che oggi si parli tanto di giovani per i video di YouTube in cui magari a scuola picchiano il portatore di handicap o insultano il professore. Incoraggiare i giovani all'espressione artistica e a dei buoni sentimenti, a un rispetto anche delle forme d'arte presente in città, delle usanze, delle tradizioni, possa soltanto essere positivo, possa soltanto essere un andare incontro. Un minuto, per favore. Andare incontro alle istituzioni, ai giovani di oggi. È un fenomeno a cui non possiamo rimanere ciechi, e è un sentimento positivo che giustamente può essere e deve essere incanalato. Grazie. Grazie, consigliere Donzelli. Lucia Matteuzzi, del PD. Come diceva il consigliere Donzelli, questa mozione ha avuto un notevole, sono state fatti notevoli cambiamenti al testo iniziale.
proprio perché c'è stata una profonda discussione in commissione, perché il testo presentato da Donzelli era indirizzato verso una realizzazione di un monumento all'amore, cosa che ovviamente se possiamo condividere questo spirito così amorevole, però non era condiviso da parte della Commissione. Quindi è stato discusso proprio, e lo ha detto il consigliere Donzelli in questo senso, ma mi premeva ribadirlo al Consiglio, perché abbiamo individuato in questa che ormai possiamo definire una moda o una tradizione che i giovani di tutto il mondo fanno nelle più grandi città, a Roma e anche a Firenze, e che in fondo crea e ha creato alcuni problemi di natura gestionale, perché i lucchetti che venivano apposti su Ponte Vecchio dovevano essere rimossi e quindi potevano creare alcuni problemi. La Commissione ha ritenuto che si potesse individuare uno spazio dove realizzare un supporto, ovviamente artistico, che potesse dare la possibilità di esercitare questa tendenza e questa tradizione nei limiti della legalità. E del resto a questo ci aveva anche indotto la recente approvazione del regolamento della Polizia Municipale, cioè per la convivenza in città. Quindi riteniamo che questa mozione possa andare incontro, appunto anche questa, e regolamentare un atto di civile convivenza nel rispetto delle intenzioni di tutti, ma soprattutto nel rispetto della città e nel rispetto dei nostri monumenti. Bene, grazie alla consigliera Matteuzzi. Non vedo altri interventi, quindi possiamo procedere con la votazione. Votiamo la mozione numero 634 per invitare l'amministrazione a realizzare un nuovo supporto artistico per i cosiddetti lucchetti dell'amore. Commissione 5, parere favorevole unanime. Prego. Si chiude la votazione. Presenti 26, votanti 26, favorevoli 26. Il lucchetto dell'amore all'unanimità. Prego, passiamo al prossimo atto. La mozione numero 70. No? Hanno chiesto di inviare. Ah, sì. Allora, la numero 87. La quinta che avete, invita il sindaco ad istituire un registro delle biciclette a Firenze, presentata a firma del consigliere Marco Stella. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Sì, la mozione prende spunto anche da, come dire, esperienze che ci sono in altre città d'Italia e anche dal lavoro che ha fatto la Commissione Sviluppo Economico in un convegno dal titolo Iniziative per contrastare i furti di biciclette a Firenze. Io penso che anche dall'esperienza positiva di questo convegno è nata l'idea di istituire questa mozione. È una mozione vecchia, perché è una mozione datata febbraio 2008, e proprio perché, come dire, sì, anche noi tende a sostenere quella che può essere una mobilità interna all'interno della città e soprattutto il centro storico che usufruisca delle biciclette e che per vari motivi oggi non trova sbocchi, anche fra le altre cose perché comprare una bici oggi significa tenerla soltanto alcuni giorni e poi, come tutti sappiamo, abbiamo le difficoltà di parcheggiarla, ma soprattutto si scende poi sotto casa e non la ritroviamo più, perché i furti delle bici sono all'ordine del giorno. E proprio perché in un clima all'interno del quale io credo, se si lavora tutti insieme per cercare di trovare soluzioni alla mobilità, che è una mobilità su ruote, su gomme, e una mobilità invece su bici, io credo che si debba anche agevolare o tentare di far sì che
i furti delle biciclette a Firenze siano sempre, vadano sempre in numero ridotto. Ci sono città come per esempio il comune di Pisa ha creato un registro delle due ruote, cioè un registro all'interno del quale dopo una punzonatura che viene fatta sul telaio istituito presso il comune viene registrato la bici e il titolare della bici. Io credo che questo registro possa, insieme alla punzonatura naturalmente, che dà l'indicazione del proprietario, far sì che vengano rubate sempre meno bici. Il problema della bici oggi, come del resto anche di tutti gli oggetti, è il possesso. Cioè il possesso è una presunzione di proprietà. Se trovano qualcuno con il mio telefono, il mio orologio, non possono chiedergli di mostrargli dove l'ha preso, come l'ha comprato. Il possesso in questo caso è la dimostrazione della proprietà dell'oggetto. Così avviene anche con la bici. Non succede per esempio con le automobili, evidentemente, perché c'è sia il numero di telaio che il numero di targa. Non succede con i motorini, perché c'è il numero di telaio anche se la targa rimane un oggetto personale. Sulle bici io credo che potremmo seguire l'esempio di altre città d'Italia e quindi seguire la punzonatura e il registro delle biciclette. La mozione va proprio in quella direzione, vi dico che cosa l'invito al sindaco. È promuovere l'istituzione di un registro delle biciclette a Firenze che consenta l'identificazione dei mezzi e l'attribuzione della relativa proprietà al fine di contrastare il fenomeno dei furti, in analogia al progetto avviato dal Comune di Pisa. Grazie. Grazie, prego il Presidente della Commissione 2, Ricci. Sì, grazie Presidente. Niente, io volevo ringraziare il Consigliere Stella per la sollecitazione con la sua mozione, però ecco, avrei preferito che avesse dato un contributo più concreto alla discussione, all'approfondimento che avevamo deciso di svolgere in Commissione. Come si può vedere dalle date, questa mozione arriva pochi giorni prima di un convegno proprio su questo tema e in qualche modo ricalca quasi precisamente quelli erano gli intenti della Commissione che avevamo deciso di portare avanti insieme. Quindi io vedo questa mozione che è stata fatta in modo non troppo costruttivo ma per marcare una bandierina su un tema probabilmente su cui la destra sentiva un po' l'esigenza di dire qualcosa. Sarebbe stato meglio forse ecco, arrivare a lavorare insieme e produrre qualche atto insieme. Fra l'altro la mozione arriva tardi perché la scorsa settimana la maggioranza ha già votato una mozione similare in quanto nella mozione che era stata votata con il titolo per una città accogliente nei confronti delle biciclette avevamo inteso raccogliere quello che era gli intenti del convegno che avevamo organizzato con l'impegno al sindaco a realizzare entro i prossimi 6 mesi adeguate iniziative tese a ostacolare i furti di biciclette che prevedano anche la possibilità di identificare i propri velocipedi al fine di dimostrare la proprietà e a dare adeguata pubblicizzazione a tale iniziativa. Quindi abbiamo lasciato la libertà all'assessore di fare adeguate iniziative, fra cui sicuramente ci potrà essere quella di una identificazione delle biciclette e forse era sfuggita questa mozione dello scorso consiglio al consigliere Stella. Credo nella fattispecie che un registro di biciclette comunale non sia, almeno a quanto fu detto dai tecnici che intervennero al convegno, che non era un toccasana, in quanto il registro eventualmente fu considerato di farlo a livello nazionale, perché le biciclette è vero che vengono spesso riutilizzate, quelle rubate all'interno della città, ma molto spesso vengono anche rivendute in città diverse. Quindi un registro comunale sembrava non dare la giusta, diciamo, il giusto aiuto a contrastare il fenomeno. Quello su cui però posso eventualmente chiedere ecco, anche alla Giunta è un intervento concreto e rapido. Con questo credo che posso anche concordare con Stella, che credo lo pensi anche lui, sulla necessità dell'assessorato competente dell'ufficio biciclette di intensificare gli sforzi per fare quanto richiesto dal Consiglio e durante il convegno che la seconda Commissione aveva organizzato e anche con la mozione che è stata votata lo scorso Consiglio Comunale. Grazie Ricci. Gregorio Malavolti, Presidente della Commissione Ambiente.
Ma direi che ha detto quasi tutto Ricci. Io volevo ricordare proprio il convegno che abbiamo organizzato congiuntamente su questo tema come Commissione Ambiente e Commissione Economia, che ha prodotto appunto un avanzamento nella discussione, proprio secondo quanto richiamava prima il consigliere Ricci. Mi riferisco alla necessità di un quadro nazionale all'interno del quale puoi organizzare la punzonatura. L'assessorato all'ambiente in quell'occasione si dichiarò disponibile a portare avanti questo progetto, che in altre città è anche gestito direttamente dall'amministrazione. Per questo, nell'impegnativa al sindaco della mozione approvata durante la discussione sul PGTU, quella richiamata per una città amica delle biciclette, si dice testualmente: chiediamo, appunto, si chiede un impegno al sindaco, virgolette, a realizzare entro i prossimi 6 mesi adeguate iniziative tese a ostacolare i furti di biciclette, che prevedano anche la possibilità di identificare i propri velocipedi al fine di dimostrare la proprietà e di dare adeguata pubblicizzazione a tale iniziativa. Quindi mi pare che è esattamente coerente con il percorso fatto da entrambe le commissioni, con il convegno e poi appunto con le altre iniziative su questo tema. Grazie. Dichiarazione di voto? Per dichiarazione di voto? Grazie Presidente. Io credevo, poi chiederò anche consiglio all'avvocato Cioccoli, che nella vita si potesse commettere tanti delitti, come dire, ma non certamente quello di proporre qualcosa di buonsenso. Perché se mi si accusa di aver proposto, prima di un convegno, qualcosa di buonsenso, io questo non lo capisco. O la mozione non va bene e quindi non me la votate. Voi mi dite, il registro delle bici a Firenze non va bene, a noi non ci piace, non me la votate, non è mio un problema. Ma se uno ha 3 giorni prima di un convegno, come dire, l'idea di proporre un registro delle bici senza sapere poi cosa all'interno di quel convegno fosse emerso, perché io non credo di aver questa dote, allora mi dovete dire di cosa mi accusate. Perché le cose sono due, o il registro delle bici non piace, o se piace si vota. Allora, io a febbraio ho proposto semplicemente una mozione dove si chiedeva l'istituzione di un registro delle bici. Oggi, il 29 di settembre, mi devo sentir dire che 3 giorni dopo, il 10 di febbraio, la Commissione Sviluppo Economico ha elaborato una proposta talmente buona ed innovativa che ad oggi non è riuscita di portarla in Consiglio. Se voi pensate che questo sia il modo di amministrare la città, voglio dire, non vi meravigliate poi se perderete le elezioni. Allora io credo che anche questo balletto e questo gioco delle parti, che oggi il sindaco ricordava, e l'avvicinamento alla campagna elettorale, molto probabilmente, io sono un novizio della politica, consente anche di dire tutto e il contrario di tutto, però per cortesia non prendiamoci in giro. O il registro piace e quindi lo facciamo, e io vi dico anche, facciamola di commissione la mozione, metteteci la firma voi, qual è il problema? Non è che lo Stella dice di fare il registro delle bici, è il Consiglio Comunale che istituisce una cosa di buon senso, se la cosa piace. Se la cosa non piace, non c'è mia problema, uno prende e non la vota, però per cortesia, anche in un clima da campagna elettorale, io credo che l'appello del sindaco sia un appello di buon senso. Quindi sulle cose perlomeno amministrative, se c'è qualcuno che propone qualcosa che va nella direzione che il Consiglio Comunale tutto, come mi sembra di aver capito, magari potrebbe approvare, io credo che possiamo anche lasciare da parte le logiche e le dinamiche politiche, quindi di partito. Se il Presidente della Commissione o se il Capogruppo del Partito Democratico la vuole far propria, la faccia propria. Si può dire benissimo che è una mozione di tutto il Consiglio Comunale, per me non c'è nessun problema, però per cortesia lasciamo a casa le ipocrisie. Ricci, prego. È sempre vero che l'attacco è la miglior difesa, ma le ipocrisie io non le vedo dalla mia parte, ma dalla parte eventualmente di chi mi ha preceduto, perché se si voleva fare qualcosa di commissione, si era iniziato un dialogo e una preparazione del convegno dove erano emersi, magari non in maniera ufficiale, ma in maniera ufficiosa, tutta una serie di elementi, e arrivare a volersi distinguere e mettere una bandierina su un tema di questo tipo, io lo vedo come un modo, ecco, per
solo per, di volersi distinguere e non voler risolvere effettivamente il problema, voler dire qualcosa su quel tema per dire l'ho detto prima io, ecco, una cosa diciamo abbastanza anche infantile volendo. E quindi ribadisco che non c'è nessuna contrarietà in senso assoluto a un registro delle biciclette, c'è una contrarietà a una mozione di questo tipo e tanto più che è stata già votata una mozione precedentemente che dice dà mandato alla Giunta di portare avanti delle iniziative adeguate che vanno in quella direzione lì, quindi le iniziative adeguate verranno decise dall'organo esecutivo, cioè dall'assessore all'ambiente che dovrà decidere se sarà necessario fare questo intervento o questo e altri interventi più complessi. Da quello che è emerso dal convegno era chiaro che un registro comunale delle biciclette non era così utile per poter risolvere il problema dei furti di bici, ma serviva un registro nazionale. Quindi io posso solo ribadire che il voto sarà contrario a questa mozione per i motivi appena esposti. Bene, allora non ci sono altri interventi, mi pare che si possa procedere con la votazione. Prego consiglieri, votiamo la mozione presentata da Stella sull'istituzione di un registro delle biciclette a Firenze. Bene, allora si chiude la votazione, presenti 25, votanti 25, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 1. Quindi la mozione è respinta. Allora abbiamo concluso per quanto riguarda le mozioni, abbiamo una risoluzione sui licenziamenti avvenuti nelle Ferrovie dello Stato, presentata da Anna Nocentini, Nicola Rotondaro, Anna Soldani, Barrasi e De Zordo. Prego il consigliere Leonardo Pieri. Sì, leggo la risoluzione anche per motivi di brevità e appunto tanto è molto corta. Consiglio Comunale di Firenze, nel ribadire la centralità della sicurezza e della manutenzione nel trasporto ferroviario di fronte ai numerosi problemi tuttora presente nell'esercizio di tale attività, dovute anche al taglio delle risorse destinate a tale importante settore, esprime preoccupazione e dissenso nei confronti dei provvedimenti di licenziamento attuati dal gruppo delle Ferrovie dello Stato a carico di un macchinista, rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, già licenziato una volta per motivi legati allo svolgimento del proprio ruolo sindacale, colpevole di aver denunciato pubblicamente la inadeguatezza della manutenzione del materiale ferroviario e di altri 8 lavoratori puniti in modo sicuramente sproporzionato in relazione all'infrazione contestata. Ritiene che tali provvedimenti rivelino un atteggiamento repressivo e del tutto fuorviante rispetto ai reali problemi presenti nell'attività ferroviaria che necessitano di ben altre scelte e attenzioni. Invita il Sindaco a intervenire presso il gruppo delle Ferrovie dello Stato affinché venga ritirato il licenziamento del macchinista Dante De Angelis, venga condotta un'inchiesta rigorosa sugli episodi di spezzettamento dei treni Eurostar e sulla manutenzione in generale, siano rivisti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri 8 ferrovieri. Grazie. Alberto Formigli, prego. No, solo se mi è dato capire, la mozione dice di fare in modo che il Sindaco si interessi con Ferrovie dello Stato. Cioè, lo condivido la mozione. Trovo impossibile dire al Sindaco di rivolgersi a un'azienda, tra l'altro non pubblica o non completamente pubblica. Cioè, te tu puoi chiedere al Ministro, che il Sindaco dica al Ministro del Lavoro di procedere, dell'economia, insomma, da chi dipende. Ecco, non so, mi sembra...
come tu fai? Mia nota interessa a tutti. Sì, Pieri vuole rispondere a Formigli, cioè ecco se accoglie o meno questa modifica. Prego. Sì, velocemente, io era il riferimento ovviamente è il fatto che sulla sicurezza, evidentemente non soltanto sul piano lavorativo, ma appunto della manutenzione dei treni, si gioca anche la sicurezza, diciamo, di tutti quei cittadini che dall'Interland vengano a lavorare a Firenze, che quindi riguarda la comunità nello specifico. Io ovviamente capisco, diciamo, la difficoltà sul piano procedurale, nel caso ovviamente va benissimo, accetto, l'importante è che si capisca lo spirito con cui è stata fatta questa proposta. Ovviamente se c'è questa difficoltà procedurale va bene, l'importante è che, diciamo, ci sia un'attenzione e che si attivi appunto il sindaco, in quanto appunto quello che dicevo prima rispetto alla sicurezza anche dei nostri cittadini, appunto rispetto a questo tipo di problema. Ecco, se è un problema procedurale lo possiamo inserire, ecco. Scusate, quindi prendete un attimo per l'emendamento? C'è una proposta, sì, forse possiamo anche, se venite alla presidenza forse possiamo dare una mano, sì? Sì, vi prego consiglieri, non allontanatevi dall'aula, 3 minuti per fare questo emendamento e così poi possiamo votare la risoluzione. Prego, si dia la parola. Vuole parlare? Alberto Formigli per l'emendamento. Prego. Sì, io ho valutato insieme a il relatore questa risoluzione, ma io chiederei, visto che è assolutamente condivisibile l'impianto della risoluzione, che fosse portata in commissione lavoro, specificatamente interessata a queste tematiche, e fosse analizzata in modo da essere non solo corretta così estemporaneamente, ma affrontata in maniera un po' più condivisa, visto che tra l'altro i firmatari, per affrontarla in maniera un po' più completa. Quindi chiedo al relatore di poter... portarla in commissione, tutto va. Non so se c'è da votarla, ma se accetta. Allora, la proposta è di portare l'atto per un ulteriore approfondimento in commissione lavoro.
così da poterla rendere meglio nella forma che qui è emersa. Il consigliere Pieri accetta, bene, allora la mandiamo in commissione lavoro, le do la parola, prego. No, soltanto per dire appunto che noi ovviamente la commissione fra l'altro è convocata in seduta straordinaria per domani e quindi porteremo direttamente domani questo testo con la richiesta alla Presidenza e ovviamente poi ai capigruppo che si venga rinviato diciamo di una settimana perché si insomma riguarda provvedimenti comunque urgenti e immediati. Grazie. Benissimo, metteremo fra primi atti della prossima seduta del Consiglio Comunale. Abbiamo con questo argomento concluso i temi oggi all'ordine del giorno, quindi ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, il sindaco e i membri della giunta, ringrazio il personale dell'ufficio della direzione generale e della direzione del consiglio comunale, ringrazio anche tutti gli altri tecnici e personale ausiliario e la Polizia Municipale che hanno reso possibile la seduta del Consiglio Comunale di oggi. Grazie.